Capezzone contro Scampini, in diretta TV è successo di tutto. Giornalista professionista, Daniele Capezzone, direttore di Libero, ha spesso delle discussioni politiche molto accese. Un passato importante in politica nel Partito Radicale e poi in Forza Italia, Capezzone si è spostato su posizioni politiche molto vicine alla destra italiana. La scorsa domenica 4 agosto, a Stasera Italia, programma di Rete 4, è andato in scena lo scontro tra lui e Sabrina Scampini, conduttrice del programma. La lite è nata dopo alcune frasi di Capezzone sulla pugile algerina Imane Khelif. Mentre la puntata stava finendo, Daniele Capezzone ha detto la sua su Imane Khelif, la pugile algerina intersex travolta dalle polemiche dopo la gara di box contro la pugilessa italiana Angela Carini. È inammissibile che una persona con cromosomi e livelli di testosterone maschili sia ammessa a gareggiare in una competizione femminile, aveva scritto Capezzone. Immediata poi la reazione del direttore di Libero. Un momento, come sulla base di che cosa? Interrotto da Scampini, Capezzone si innervosisce vistosamente. Posso? Secca la replica della conduttrice. Io domando, tu rispondi, succede così qua? Quindi, l'ex deputato ha continuato. È noto che questa signora, che non è un maschio e non è un trans, ha cromosomi maschili e livelli testosterone. Dopo un batti e ribatti con Scampini, Capezzone ricorda che la federazione pugilistica non la fa combattere per questa ragione. Ti sembra normale che in uno sport di contatto, dove si colpisce alla testa e dove un colpo può essere letale, una persona che io rispetto, ma che ha testosterone maschile, combatta contro una donna? E sai chi lo dice questo che è sbagliato? Non Trump, i cattivi, i sovranisti o Capezzone, lo dice Martina Navratilova, la più grande atleta anche omosessuale degli anni 80. Parapiglia generale in studio con gli ospiti che parlano e si sovrappongono e non si capisce nulla. Infine, Scampini ricorda a Capezzone che non ci sono documenti che testimoniano il livello di testosterone di questa atleta. Iscriviti e attiva la campanella.